Arrivano dei verdetti importanti da queste prime partite della penultima giornata di Serie A. È vero. Perché, ragazzi miei, l'Atalanta è ormai matematicamente in Champions La League, seconda squadra dopo l'Inter campione d'Italia. ma soprattutto Lo lo Spezia è Spezia è salvo. salvo. E soprattutto con uno scontro diretto contro il Torino, ragazzi. Ci arriva la salvezza per lo Spezia, forse nella partita più importante della stagione. E il Torino, che a sto punto, ragazzi miei, con questa seconda sconfitta pesante, permettetemi di dirlo, rischia la Serie B. Perché ci sono degli intrecci, ci sono delle partite, c'è Diciamo, una situazione particolarissima. salutiamo, ciao ragazzi, ben ritrovati, e poi approfondiamo il discorso del Torino in particolare perché c'è tanto da analizzare. Innanzitutto mi piace per supportare i nostri contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Vi ricordiamo che abbiamo anche un altro canale YouTube in cui parliamo di calcio e un terzo canale YouTube non di calcio. Li trovate tutti in descrizione oppure cliccando direttamente qui. Sulla partita dell'Atalanta, Poco da dire? io ti dico la verità, beh, il Genoa era partito, ha creato due occasioni all'inizio, però poi ho detto, secondo me l'Atalanta nel Per bene come è o nel finito il male, primo tempo, ragazzi, insomma, per quanto possa essere partito bene il Genoa, alla fine. l'Atalanta è pur sempre Sì, l'Atalanta. l'Atalanta è in quella fase della stagione, secondo me, dove non dico che è ingiocabile come lo era lo scorso anno, nel punto più alto che ha toccato l'Atalanta, ma poco ci manca, I poco ci manca. punti li fa sempre. Assolutamente I sì, punti li fa ormai sempre. l'Atalanta è costantemente tra le big del nostro campionato, la dobbiamo considerare a tutti gli effetti una big, e Ma questo è il quindi terzo anno consecutivo dei Champions. terzo anno consecutivo che l'Atalanta si Ma qualifica per la tu ti Champions stai League. rendendo conto che sono 3 anni che l'Atalanta Sì, toglie e se un non mi posto in sbaglio, Champions ad una delle squadre sulla carta storicamente più storicamente, forti? certo, Ti assolutamente. Se rendi non conto di che in sbaglio, realtà? l'anno scorso l'Atalanta è arrivata seconda, se non sbaglio, a fine campionato, giusto? Attualmente è ancora Sai che non mi seconda. ricordo. Mi sembra che l'Atalanta Vabbè, ha l'anno preso scorso la arrivava seconda. Champions. Comunque ha preso la Champions e anche abbastanza facilmente. E terza l'Atalanta, scusami, l'anno scorso. Infatti, volevo Scusami, dire, ci ho dico, ma che sta avuto di un piccolo Juve, lapsus. Inter, Atalanta? Juventus-Inter-Atalanta, esatto, sì. Quest'anno chi lo sa dove arriverà, ma tanto quello che gli interessava a Gasperini e ai suoi uomini lo hanno Ma ottenuto oggi comunque, sul campo. anche se arrivasse di nuovo un terzo posto per Ma che l'Atalanta. gli frega? Sì, qualche soldino di differenza Sì, nei ma premi sarebbe Serie l'ennesimo campionato strepitoso per A. l'Atalanta. La L'ennesimo. cosa che voglio analizzare con te Sì? e che ci tengo a precisare perché io credo che debba essere messo sotto gli occhi di tutti Sì? è anche il caso Papu Gomez. Sì, Un giocatore esatto. imprescindibile, ragazzi, È una vero. bandiera ormai della Dea. Non sapremo mai i motivi perché lui dice una cosa, la società ne dice un'altra. Insomma, poi hanno corretto un po' il tiro anche lo stesso Papu Gomez e via dicendo. Sì, ma Fatto sta che si sono privati di un calciatore esatto, fondamentale. la cosa fondamentale è una sola. L'Atalanta che sembrava quasi Papu dipendente per alcuni tratti, Sì. dove era sempre lui che risolveva con una Era a giocata, con inizio un gol stagione a che aveva cominciato a segnare come un manetta. forsennato, forse anche più degli anni passati. Forse anche più degli anni Quindi passati. nel momento migliore di Papu Gomez calciatore arriva questa situazione, arriva questo problema e la società, non dico che non si è scomposta per niente, ma ha preso una posizione Netta, netta sì, nei confronti assolutamente. dell'allenatore E ne va dato atto e merito, secondo me, e all'Atalanta, secondo te è stata la mossa giusta? eh? Alla fine dei conti, sì. Alla fine dei conti, come Ragazzi, fai a dare torto ragazzi. all'Atalanta che si sta di nuovo qualificando per la Champions No, si è League? qualificata. Sì, nel senso che ha raggiunto la qualificazione in Champions per il terzo anno consecutivo e che addirittura si sta giocando un secondo posto. Vagli a dare torto. È assolutamente clamorosa Sì. questa situazione e io credo che anche per la prossima stagione l'Atalanta. L'Atalanta entra di diritto ormai tra le pretendenti alle prime quattro posizioni. Non puoi dire con certezza quale sia la posizione arrivata a questo punto, perché se l'Atalanta dovesse curare, diciamo, un pochino la prima parte del campionato, dove praticamente ha sempre avuto dei piccoli problemini rispetto al resto della stagione, dove poi è sempre andata spedita, potrei quasi dire che l'Atalanta Potrebbe fare potrebbe qualcosa in più. azzardare, esatto, a puntare un pochino più in alto.
se questi mantengono tutti gli effettivi, non c'hanno manco bisogno di fare acquisti per potenziare, perché no. La squadra di per sé, ragazzi, non dico che è perfetta, sì, esatto, ma è altamente competitiva. Altamente, tu immagina se questi decidono di fare qualche acquisto, di prendere qualche rinforzo per la prossima stagione, lì potrebbero essere guai per tutte le squadre che adesso sono impegnate su quel fronte. E adesso passiamo allo Spezia Torino, e sì, al ragazzi. Torino, perché ragazzi, una squadra che batte l'altra nello scontro diretto, io onestamente non me l'aspettavo, pensavo in una reazione da parte del Torino, che sulla carta secondo me Belotti, Siriku, cioè comunque c'ha Singo, una, a livello di nomi Mandragora, c'ha una bella rosa. C'ha una bella rosa, ragazzi. A livello di nomi c'ha una bella rosa. Ma c'è però veramente poco da dire. Cioè, il Torino ha staccato completamente la spina. Lo Spezia si salva alla fine in maniera meritata, perché ha approfittato dei momenti più importanti della stagione per fare punti. Ha portato e a casa chiudere il discorso. Importantissimi per la salvezza. Ha avuto anche lo Spezia, comunque, essendo una neopromossa, alcuni momenti no, esattamente. Vero. Però comunque sono stati bravi ed intelligenti a sfruttare quelle occasioni in cui hanno potuto guadagnare punti e a tenerseli buoni per conto e da parte per arrivare a questo punto. E salvezza meritata. Esatto, salvezza meritata, non dico con tranquillità, però no, meritata. Però sì. E adesso la situazione Benevento e Torino, perché forse voi non sapete una cosa, che attualmente il Torino deve ancora giocare due partite. Esatto. Il Benevento giocherà col Crotone la prossima di questa giornata di Serie A. Esatto. Ma poi c'è lo scontro diretto all'ultima. Sembra bene. Sì, assolutamente. Ma è Torino-Benevento? Torino-Benevento sembra fatto apposta. Allora, dobbiamo però precisare Legge una cosa. Classifica. Allora, andiamo a leggere le ultime posizioni della classifica, perché al momento il Torino è quart'ultimo e ancora salvo. 35 punti, 36 le partite giocate. Benevento, 31 punti, 36 partite giocate. Sì, però c'è loro hanno la Lazio. Esatto, nel recupero. Martedì, se non sbaglio, si giocherà il recupero Lazio-Torino. Di conseguenza il Torino, a mio avviso, se gioca come ha giocato contro il Milan, contro lo Spezia, contro la Lazio, è un'altra sconfitta. Quindi possiamo quasi dare per certo il Torino 37 partite, 35 punti? Possiamo? Più o meno? Osare? Metti che Benevento vince? Se Benevento dovesse vincere domani, e a mio avviso non è neanche così impossibile, perché comunque il Crotone è retrocesso, quindi se il Benevento dovesse impegnarsi e metterci 34. Quella giusta grinta, è tutto all'ultimo, potrebbe essere a 34 punti. Ma sarebbe una retrocessione clamorosa quella del Torino. Ma ti posso oggi dire pure lo Spezia, certo, ha archiviato la pratica senza troppi problemi. Senza nessun problema, ma ti posso dire che se arrivasse la retrocessione, sia per il Torino che per il Benevento, potrebbe essere clamorosa in entrambi i sensi, perché ovviamente il Torino già l'anno scorso aveva dato dei segnali preoccupantissimi, quindi dovesse retrocedere potrebbe essere solamente il fondo che ha toccato il Torino, e che forse i tifosi del Torino, quelli un po' più pessimisti, potevano anche aspettarsi al termine di questa stagione. Il Benevento invece, ragazzi, da neopromossa, con tutto l'entusiasmo del mondo, arrivano addirittura, se non sbaglio, alla decima posizione quest'anno e in campionato, poi e fine crollano verso la fine del campionato. Quindi da una parte o dall'altra, clamorose le retrocessioni. Come te la metti, ragazzi miei, sì, vedremo quel che accadrà. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, compreso tutto in descrizione, contenuti consigliati, alla prossima con un nuovo video. Ciao. Ciao.